Oggi carne in barattolo fatta in casa. Tre motivi per scegliere questa tecnica di cottura. Concentrazione degli aromi, morbidezza e praticità di conservazione. Tra poco scoprirai quanto è semplice questa ricetta. Ma prima, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e clicca nella campanella in basso per restare sempre aggiornato. Ed ora, vediamo come fare. Per questa ricetta avremo bisogno di 1 kg di carne di vostro piacimento, l'importante è che sia un taglio che abbia del tessuto connettivo, io in questo caso ho utilizzato il capocollo di maiale, 4 patate, 2 cipolle, un peperone, carote e sedano che ci serviranno per il brodo, chiodi di garofano, alloro, olio extravergine di oliva, sale e pepe nero. Per chi vuole, anche del peperoncino. Iniziamo questa ricetta mettendo a bollire 2 o 3 litri d'acqua con all'interno le carote e il sedano per creare il brodo che poi ci servirà da mettere all'interno dei vasi. Poi prepariamo gli ingredienti tagliandoli a pezzi. Cominciando dalla carne. Quindi andiamo a tagliare il capocollo in modo da formare dei cubetti di circa 2 cm di lato. E proseguiamo con i tagli fino a creare dei pezzi della dimensione voluta. Tagliata la carne, la mettiamo in una boule. Ora passiamo ai peperoni, che dopo averli privati dei semi, li andiamo a tagliare per la lunghezza, avendo cura di eliminare la parte bianca. Dopodiché andiamo a creare dei pezzetti. E uniamo alla carne. Stessa cosa per le patate. Le tagliamo a cubetti e per la cipolla. Portiamo tutto nella boule. Condiamo con pepe. E sale. Diamo una bella girata. Ed infine condiamo tutto con dell'olio extravergine d'oliva.
Bene, il brodo sembra pronto e solo in questo particolare caso andremo a salarlo, perché, come dico sempre, nelle cucine professionali perlomeno, il brodo non va mai salato, ma in questo caso lo faremo. Quindi, con del sale grosso, non troppo, la quantità di sale dovrà essere quella che metteremo in una minestra. Ne aggiungiamo poco per volta e andiamo ad assaggiare. Bene, per me basta così. Possiamo quindi spegnere il fuoco e lasciar raffreddare leggermente. A questo punto cominciamo a riempire i contenitori. Per ogni vaso andremo a mettere un chiodo di garofano, e una foglia di alloro. Dopodiché cominciamo a riempire con la carne e le verdure condite. Pressiamo bene. Possiamo farlo anche con le dita e riempiamo all'incirca fino a 2 cm dal bordo. Infine aggiungiamo il brodo. Con uno spiedino di legno cerchiamo di smuovere un pochino per far uscire tutta l'aria. Ora possiamo pulire bene il bordo dei vasi. E poi li chiudiamo senza stringere eccessivamente. Questo perché durante la cottura dobbiamo dare la possibilità all'aria di uscire. Ora sistemiamo un canavaccio all'interno di un pentolone pieno d'acqua. Questo servirà a scongiurare la rottura dei vasi durante l'ebollizione e sistemiamo i vasi all'interno. Accendiamo il fuoco a fiamma viva, portiamo a ebollizione l'acqua e lasciamo cuocere per circa 3 ore. Passate 3 ore di cottura, possiamo spegnere e, facendo molta attenzione a non scottarci, andiamo a stringere completamente i coperchi. Dopodiché rimettiamo i barattoli in acqua e li lasciamo freddare completamente. Finalmente i vasi sono freddi e, come potete vedere, i tappi hanno tirato. Questo significa che hanno fatto il vuoto e sono ben sigillati.
E anche per oggi è tutto. Fatemi sapere nei commenti se la ricetta vi è piaciuta o se già la conoscevate. Bene, se volete lasciate un like e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!